Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video competitivo su Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Li porterò spesso il venerdì, anche lo scorso è uscito di venerdì. E quest'oggi siamo qui per proseguire la nostra avventura in questa stagione competitiva. Ovviamente sono andato avanti nel mentre che non ho registrato e sono riuscito ad arrivare in classe Master. Ci sono riuscito abbastanza agilmente. Attualmente ho perso un sacco di punti perché in classe Master il livello è decisamente più alto, ma quest'oggi siamo qui per provare a cavare fuori qualcosa di buono. Intanto vi ringrazio per tutti i consigli che mi avete dato nello scorso video, siete stati molto gentili, avete compreso alcune mie pecche, ne ho seguiti alcuni, non tutti perché sono ancora in fase di rodaggio. Dragapult ha ricevuto il corpetto assalto e a Whimsicott ho tolto Trick Room per inserire altruismo. Per il resto vi ricordo che questa sera, già a partire dalle ore 18, quindi se state vedendo questo video più sul tardi rispetto al caricamento, sono già in live su Twitch, ma sì, sarò in live su Twitch perché c'è una competizione online alla quale mi sono iscritto e voglio provare a vedere che cosa riesco a cavare fuori. Farò una serie di streaming da venerdì a domenica, all'interno delle quali farò 15 partite per cercare di scalare la vetta di questa competizione. Non ho assolutamente alcuna pretesa di vincere, ma è semplicemente qualcosa che volevo fare per mettermi un po' alla prova e capire quanto il mio livello sia basso o alto rispetto alla media. Quindi vi lascio il link in descrizione, mi raccomando passate, ho attivato le sub come saprete, siamo a 13 su 15, a 15 sub sblocchiamo un emoticon e in generale per i sub ho un gruppo Discord all'interno del quale poter fare raid insieme nel caso organizzarci per battaglie competitive. Quindi ragazzi, è una cosa interessante, ovviamente non vi chiedo di farlo, ma sappiate che c'è questa opportunità e secondo me è una cosa molto carina. Detto questo, io mi fionderei finalmente a fare le nostre partite in classe Master. Il mio ranking è di 25 vittorie contro 26 sconfitte. Quando sono entrato in classe Master, per farvi capire, ero 21-13. La situazione è stata pessima, tra l'altro cercherò anche di seguire i vostri consigli per quanto riguarda l'editing, mi avete consigliato di diminuirlo per il competitivo. Trick Room, fantastico, non vedevo l'ora. Vorrei giocare sulle condizioni climatiche, però ho molta paura di soffrire la Trick Room e di non portarmi Dracovish. Però proviamola così. Portiamola così. Non credo di avere un pessimo matchup, almeno sulla carta. Vediamo un attimo come va a finire. Madonna che brutta team che è partita. Va bene, Jory contro Creepy. Ripeto, cercherò di non tagliare come mi è stato suggerito da voi, perché magari effettivamente si perdono delle mosse o si perde il filo per chi magari è meno avvezzo alla cosa, tipo io. Torkoal e Vileplume. Ok, perfetto. La butto lì. Siccità. Perfetto, ok. Quindi ho fatto tendenzialmente bene a tenermi Tyranitar dietro, anche se forse no, Torkoal sarebbe stato più lento e sarebbe entrata la siccità. D'accordo. D'accordo. Però quel Torkoal potrebbe partire istantaneamente di Dynamax, se solo volesse, no? D'altro canto io sono più veloce. Lui potrebbe fare eruzione pensando che io voglia switchare. E suppongo che quel Vileplume voglia giocare con il sole. Quindi io tenterei di attaccare Torkoal e mi giocherei una retromarcia con Dragapult per mandare dentro. Ok, ritira Torkoal, perfetto. Immagino sia intenzionato a settare la Trick Room a questo punto. Ora, io avevo intenzione di mandare Tyranitar per bloccare la siccità, mettere la tempesta, perché quel Vileplume mi dà la sensazione. Ora, non lo conosco molto bene come Pokémon, so che ha Solar Raggio, non credo che sia per quello che è stata messa la siccità. Penso possa avere piuttosto Solar Potere o qualcosa di simile. Peraltro sotto Trick Room farebbe decisamente male. Però lui fa Sonnifero. Oh no, è uno di quelli. È proprio uno di quelli. Clorofilla. A Clorofilla e col sole gli si aumenta la velocità. Palese. Va bene, non c'è problema perché noi switchiamo dentro Tyranitar adesso. Il nostro Excadrill acquisisce molta velocità. Peraltro lui potrebbe addirittura pensare a questa mia mossa e giocarsi Distorto Zona. Lui potrebbe immaginare che io tolga la siccità e con Distorto Zona lui sarebbe molto veloce. Quindi forse la priorità potrebbe essere buttare giù questo Dusclops. La priorità potrebbe essere buttare giù questo Dusclops. E io ho necessità di aumentare la velocità
del mio Excadrill, che in questo modo con la Sand dovrebbe superare quella di Vileplume. A quel punto mando giù Dusclops. Vero è che rischio di beccarmi una seconda, anzi sicuramente mi beccherò un secondo sonno, non so come chiamarlo, però forse è la situazione meno peggio, considerando anche che mi sto boostando. Non saprei, immagino andrà di sonnifero sul Dynamax, l'ho tenuto perfettamente in conto. Cortesia. Che tu abbia ciccato una mossa mi fa bene, ma non ho idea di cosa faccia cortesia e soprattutto del perché lui l'abbia voluta effettivamente usare. Ributta dentro la siccità e può starci. Io faccio Dyna Barriera su Excadrill, switcho Tyranitar mandando dentro Dragapult, perché almeno attualmente non me la sento di giocare Gastrodon sotto Vileplume sia mai. E soprattutto vorrei evitare di beccarmi magari un sonnifero anche su Gastrodon. Quindi mando un Pokémon addormentato, magari non triggera sul Dynamax il sonnifero, magari questa Dyna Barriera è inutile, riesco a campare poi a ributtare dentro Tyranitar. Ok, perfetto. Lui fa eruzione e a me va benissimo così, perché ho protetto da un lato e Dragapult prende decisamente botte, ma meno di quante avrebbe potuto. Ora sì, lui potrebbe andare a Dynamaxare Torkoal, effettivamente. E io ho necessità che ciò accada, ma con il minor sforzo, con il minor danno possibile. Ora, se lui Dynamaxizza, eruzione non è un problema. Non lo facesse, lo sarebbe. D'altro canto, quel Vileplume non lo butterei giù in un colpo, gli farei pochissimo danno e mi arriverebbe comunque un danno, quindi io farei danno su di lui. So che è molto predictabile questa mossa, però non credo di avere molta scelta attualmente. Ho bisogno di velocità perché quel Vileplume mi tiene sotto scacco con sonnifero e non c'è niente da fare. Scusatemi la mezza dislessia di oggi, ma sono le 19 e mi sono svegliato alle 13, quindi insomma non sono ancora proprio sveglio. Ok, lui continua a giocare su questa bipolarità, continua a giocare sul clima. Erco 2, ma è brutto colpo. Eh sì. Ma mia discolpa, non axavo da un bel po' di tempo, posto che avrebbe preso comunque molto danno e questo sonnifero è chiamatissimo. Posto che avrebbe comunque preso molto danno, un 50% con Life Orb, secondo me poteva entrargli. Ma non è ancora detto nulla, perché lui ha l'occasione di rimettere dentro Torkoal e di rimettere la siccità. Questa è una cosa che io non posso permettere. Perché quel Vileplume è più veloce sicuramente di Tyranitar, lo era anche di Dragapult, quindi figuriamoci. Quel Torkoal ora Dynamaxizza e su questo non ci piove. Sarebbe ottimo temporeggiare e arrivare sul 2v2 con Tyranitar e Gastrodon, perché gli altri due sono addormentati. Lui fa solo al raggio. Ok, prevedibile come mossa. Quindi sì, Vileplume si gioca Clorofilla e Solarraggio, come è giusto che sia. Lui non Dynamaxizza ancora, ma mi sono perso qualcosa io o si sta tenendo la Dynamax? Vorrei avere chiara questa cosa. Speravo che Excadrill
reggesse in un qualche modo con un più 2 in difesa speciale, ma non ce l'ha fatta assolutamente. Lui non dovrebbe essersi giocato la Dynamax. Io sto cercando di pensare, di ricordare questa partita, ma non dovrebbe. Quindi lui la sta verosimilmente tenendo nel tentativo, poi suppongo, di rimettere il sole. Però sono con davanti due Pokémon che non prendono assolutamente danno da ciò. Assolutamente. Bella situazione di merda. Perché l'erba mi mette sotto scacco. Decisamente. Spero che non faccia double target su Tyranitar. Perché... ok, lui Dynamaxizza, d'accordo. Spero che non faccia double target su Tyranitar. E che lui abbia paura di quel Gastrodon perché... ma... oh no, ma completamente spiazzato sta mossa. Questa mossa mi ha completamente spiazzato. Ma aspettavo Torkoal Dynamax, ma mai lui Dynamax. Mi sono protetto con Gastrodon, ma... forse a sto punto non è stata una grande idea. Dynaflora. Ma trombato sì. Ok, però aspetta, Tyranitar ha retto e ora mi va di Vulneropolizza. E sono più veloce di Torkoal. Mi aspettavo che facesse questa cosa con Torkoal, con solo al raggio. Frana. Merco Giuda. Qua andrebbe controllato se era... mamma mia, che vergogna quest'oggi. Che vergogna questa prima partita. Imbarazzante da parte mia tutto ciò. Imbarazzante. Decisamente imbarazzante. Mamma mia, che vergogna della società. Sono imbarazzante. D'accordo, dopo controllo se questo crit con un più 2 di Vulneropolizza su un Torkoal max difesa fosse effettivamente un crit valido. Io posso solo prendere e attaccare come un mulo. Lui tenterà sicuro di buttarmi giù Tyranitar 100%. E io posso solo sperare di fargli danno con Gastrodon, che vi ricordo ha la Baccarindo, quindi forse un Dynaflora lo regge. Vediamo su chi l'ha fatto. L'ha fatto chiaramente su Tyranitar. Chiaramente su Tyranitar. Io ho dalla mia la Tempesta di Sabbia e una Baccarindo, che un hit dovrebbe farmelo reggere. La Tempesta di Sabbia fa danno. Tu però hai avanzi. E tu attacchi chiaramente per primo perché Gastrodon è lentissimo. D'accordo. D'altro canto, tu al prossimo turno non hai più Dynaflora. Tu mi spari sto hit. Io dovrei reggerlo, andando sì sotto il 50%, ma dovrei reggerlo. Qua sarebbe giusto mi facesse un bel crit. Stai a vedere, l'ha fatto. Ok. Mi aspettavo di reggerlo, ovviamente. D'accordo, non è stata una brutta partita. Mi fate controllare se il crit era... muoviti! Mi fate controllare se il crit era passabile di denuncia o cosa. Ok, ho dato uno sguardo al calcolatore di danni. Il primo crit è stato decisamente fondamentale. Il secondo, no, sarebbe andato giù comunque. In ogni caso, la partita è stata persa. Non credevo sinceramente che non avrei retto quel Dynaflora. Non so bene spiegarmi il motivo. Ero fortemente convinto che l'avrebbe retto. E forse l'avremmo portata a casa in tal caso.
Però non è andata così. GG, perché è stata una bella partita, tutto sommato. Forse, vabbè, mi ha fischiato da solo. Ok, team preview. Urkujuda, i Dragon. Mamma mia. Allora, lui vede Gastrodon, quindi portasse Rotom lavatrice sarebbe un pazzoide. Io tenderei a giocarmi l'altra core, onestamente, a guardare il suo team. Set un vento in coda, dovrei fare molto male. L'unico problema è quel Mimikyu, sicuramente. Quello è sicuramente un problema. Spero di riuscire a gestirlo abbastanza bene durante il game, sperando ad esempio, per dire, che non sia in lead, anche se è possibile. A quel punto penso che Dynamaxerei Dracovish. Buona. Stadio di Latermore. Federico P contro Creepy. Federico P, facci vedere un po' di cosa sei capace, visto che tanto contro di me non è così difficile. Ok, va bene. Oh no, c'è i giapponesi. Excadrille Bravery. D'accordo. Suppongo lui punti alla Tailwind. Così. Su due piedi. Ora, potrà anche puntare alla Tailwind. Oh, lui potrebbe tentare di settare la Tailwind e proteggere Excadrill. O mandare Tyranitar sullo switch e sperare poi di colpire con Excadrill. Ma non penso di andare giù in nessuno dei due casi, ipotizzando che non protegga ovviamente su Braviary. Ma sarebbe strano. Vento in coda, ok, non switch a nessuno dei due. Col Braviary penso che vada giù a sto punto, però. Branchio morso. Penso abbia tentato di settare la Tailwind, ma con Whimsicott che ha burla non mi è sembrata una grande idea. Ha puntato ai Tarmi e Life Orb? Non è Life Orb, perché fosse stato Life Orb mi aspettavo giustamente un danno un po' più ingente. Ok, d'accordo, questo è Rotom Wash. Rotom Wash. Ora, per quale motivo tu non dovresti predictare un branchio morso su Excadrill, proteggere Excadrill e con Rotom Wash farmi male? Oh, Rotom Wash non ha Assorbacqua, su questo siamo d'accordo, direi. Io faccio un double target su Rotom Wash. Secondo me lui protegge. Non ha protetto. Beh, ma a me... Questo era un crit. Mamma mia, oh Gesù bambino, no! Basta! Che vergogna! Con la Sash questo. Nel 2020. Non dovevo neanche hitarlo. No ragazzi, imbarazzante tutto questo. Questo quitta, farebbe bene. Vabbè, dai, siamo pari. Anche se forse un crit meno influente. A parte che Branchio Morso lo avrebbe mandato a casa subito. E sinceramente quell'Excadrill in quelle condizioni mi torna poco utile, voglio dire. Non serviva neanche hitarlo, sinceramente. Eravamo già clamorosamente in vantaggio. Vabbè, almeno non mi sento così tanto in colpa, mettiamola così. Ora, a me tornerebbe meglio Dynamaxare Dracovish, onestamente. Hittare quelli Dragon. Sash non ce l'ha perché ce l'ha quell'altro. I Dragon penso vada giù 10 volte. Non penso, non è così resistente se si gioca con la Sash. Io vado di Dynamax, potrebbe andare anche lui di Dynamax, ma tanto ho la partita sotto controllo perché sono sotto Tailwind, quindi anche facesse Dynamax con qualcuno e proteggesse, l'altro va giù. Ok che ho crittato lì così. Penso che sia stato fondamentale, sicuramente quel crit di Energy Palla comunque sarebbe andato giù con Branchio Morso, quindi secondo me la partita ce l'avevo comunque in mano io. Ok, lui Dynamaxa e suppongo vada con i Dragon, ma salvo miracoli, anche fosse Scarf, io sono sotto Tailwind. Dovrei essere più veloce.
Lui va di protezione, giustamente. A questo punto fa bene. Energy Pala di Whimsicott impatta su Dracovish. Io dovrei colpire Dyna Dragone. E penso che questo vada al bar. No, regge invece. Però, d'accordo. D'accordo. Non mi aspettavo reggesse. Ciò non dovrebbe essere un grande problema. Dyna fiammata addirittura. Addirittura Dyna fiammata. Ok, immagino il suo intento fosse prevalentemente... Non so se è quello di bloccare Branchiomorph. Oh no, la webcam si è spenta. Vabbè, che dire. Ok, dovremmo esserci, scusatemi l'interruzione, ma come avete visto si è spenta. Ora, ho 10 secondi. Lui ha Hydreigon e Excadrill. Dragapult. Dragapult sotto Tailwind è inoutspeedabile in alcun modo. Va di super efficacia su quel coso là. Io sinceramente non mi creo particolari problemi. Drago artigli su Excadrill. Questa è vinta. Penso che l'avrei vinta anche senza quel crit, perché comunque quel Rotom sarebbe andato giù. Quell'Excadrill con una Tailwind contro poteva decisamente fare poco. Quindi non mi sento così male, soprattutto dopo aver comunque preso un altro suo crit. Anche quello tendenzialmente inutile poi ai fini del match. Ok, questo crit è inutile, però è imbarazzante. Non so cosa stia succedendo a questo joystick. È schifoso. È letteralmente una merda. D'accordo, va bene, ci sto dentro. Partita vinta. Crit anche in questo caso inutile, ma è pur sempre un crit e la cosa mi urta i sensi, devo dire. Molto semplice, ho avuto un matchup abbastanza agevolato. Ok, lotta con Dan, team preview. Ok, oh no, io quel Vanilluxe non ho mai capito perché è così fottutamente veloce. Tenderei a giocare con Dragapult in lead, sperando che magari lui tenti di entrare con Dracovish e magari a quel punto purgarlo. Quel Vanilluxe mi spaventa molto, onestamente. Punto a settare anche qui subito la Tailwind e vedere un attimo cosa succede. Perché con Dragapult davanti male lo faccio. Ora bisogna vedere se lui manda in campo subito Vanilluxe. Ma forse, temendo la mia Sand, potrebbe attendere. Di solito le weather condition si giocano dopo. Ok, gli ho preso la lead. Molto bene. Gli ho preso la lead. No, non è vero perché ha mandato Dragapult lui, però. Ha mandato Dragapult, non ha mandato Dracovish, che era più quello che speravo. Ok. Allora, le due Tailwind entrano entrambe. E lui punterà 100% sul mio Dragapult. Spero che non sia maxato in velocità. Onestamente. Ovviamente qua andiamo di vento in coda perché non abbiamo molta scelta. Io posso... ma non sarà mai speciale. Dynamax, perché è verosimile lo faccia anche lui. Scelta abbastanza costretta in questo momento. Non avevo molte alternative, viste le due lead identiche in campo. Giochiamo sullo stesso piano, con le stesse strategie. E qua la differenza la faranno i Pokémon, come sono stati buildati. Se andiamo in Speed Tie, attacco per primo io, probabilmente vinco. Se va in Speed Tie lui e se la porta a casa, probabilmente a quel punto vince. Qui avrei potuto switchare su Excadrill, però poi Dyna Dragone mi butta giù l'attacco fisico. Lui va di vento in coda, il mio Whimsicott è buildato in attacco speciale, perché conto sempre su Burla.
Vediamo come va questo scontro tra draghi giganti e chiaramente, come era ovvio che sia, attacca per primo lui, perché verosimilmente sarà maxato in velocità. Che dire? Che dire? Conviene maxare in velocità Dragapult? Conviene cambiargli natura? Fatemi sapere con un commento. Potrebbe avere senso, effettivamente. Purtroppo qua la situazione è quella che è. Ha anche poco senso quasi proseguire la partita. Noi lo facciamo per sportività. E purtroppo anche switchare dentro Excadrill sarebbe stata una pazzia, tutto sommato. Vediamo un po'. Altruismo più Life Orb sul Dynamax. Dubito fortemente che porti a qualcosa. Lui è più veloce sotto Tailwind. Avessi switchato dentro Excadrill, probabilmente il Dynadragone. Ok, non avevo assolutamente intenzione di puntare a te per il momento, ti dirò. Dynametallo. Guarda, va benissimo. Va più che bene, in realtà no, perché ti boosti la difesa. Mossa furba. Mossa furba. Spero di fargli un 50% minimo. Sarebbe ottimo. Va bene. Va bene, ora quel Dragapult io dubito fortemente abbia una mossa di stato. Se è Dynamax così, dubito fortemente possa avere un Dyna barriera. Ora è molto verosimile che lui punti a farmi un altro Dyna vuoto. Reggimelo. Grazie, Chanko. E niente. Partita persa in lead. Completamente perso in lead. Sulla speed tie, sul building dei Pokémon. Io avrei potuto buttare dentro Excadrill, forse. Però a che pro? Puoi beccarmi probabilmente un Dynadragone. Drago frecce. Vado giù. Fatemi sapere nei commenti se conviene effettivamente dare una natura che maxi la velocità da Dragapult per situazioni di questo tipo. Considerate che ha corpetto assalto, considerate le mosse che avete visto. Purtroppo è stata persa lì in lead. Qua penso ci fosse oggettivamente poco da fare. Sinceramente la situazione era quella che era. Switchare dentro Excadrill avrebbe significato avere poi Excadrill con un Malus. Con un Malus in attacco. Certo, avrei potuto stollare un po'. Avrei potuto mandare Excadrill, poi fare Protect, tentare di fare un po' di Predict. Col senno di poi è semplice. Buona ragazzi, per oggi abbiamo concluso. Io vi ricordo che quest'oggi siamo già in streaming su Twitch. Se siete arrivati a questo punto del video, lo siamo sicuramente. Vi lascio il link in descrizione per passare, vedere come ce la caviamo in questa competizione. Se riusciremo ad andare meglio, se il livello degli avversari sarà alto. Non so se la farò per tutte e tre le giornate, però vedrò anche dei risultati, se avrà senso oppure no. Per il resto vi invito a lasciare un mi piace per sostenere sempre questo competitivo che sta aggiungendo anche su questo canale, un commento e un'iscrizione facendomi sapere anche se è una buona idea togliere quella natura a Dragapult e dargliene una per aumentare la velocità per evitare situazioni di questo tipo. Per il resto i social e la campanella per rimanere sempre aggiornati su ogni cosa inerente al canale e non. Per il resto ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.